Cari amici, buongiorno. Siamo al coperto, meno uno, lo vedete alle mie spalle, quindi non aggiungo altro. Se piove non ci bagniamo. Dico siamo al coperto perché se dovesse piovere non ci bagniamo. Però in questa trasmissione siamo costretti quasi a uscire allo scoperto. Ai ai ai. Sì, caro Vittorio e Mauro. Questa... Noi dobbiamo uscire allo scoperto perché c'erano le famose tre partite. Ognuno di noi aveva una certa cautela doverosa, perché guai a non avere la cautela nel mondo del calcio. Anche perché è difficilissimo vincere tutto. Però abbiamo detto speriamo con la prima, vediamo con la seconda, attendiamo la terza. Un passo tira l'altro, è come le ciliegie. Un passo tira l'altro, ha portato 9 punti, 7, 2, 9, 2, 11, un gol solo subito, primo posto in classifica, sia con la famosa partita in meno che conferma il primo posto. Perché essendo il Palermo a 4 punti, comunque vada, confermerebbe il secondo, confermerebbe che sempre il famoso il passaggio di categoria. Ma soprattutto mi dimostra come questa Serie B abbastanza strana non stia tenendo conto dei pronostici che sono stati fatti all'inizio. Perché no. Vittorio, tu che studi bene la statistica, mi insegni che in questo momento le due squadre che stanno in testa al campionato sono le meno pronosticate. Perché il Brescia viene al primo posto dopo aver licenziato l'allenatore dopo le prime 4 partite, Suazo sostituito con Corini. Il Lecce è una neopromossa dalla Serie C. Manca un pezzo a lui, l'interino. No, grazie così. A lui. Voi vedete che c'è una deliziosissima ragazza che ci sta portando anche le cose qua da Siluccare. Tu che dici, Vittorio? Mario, io proprio ieri sera alla fine della partita al mister gli ho detto: mister, lei non è scaramantico, alle statistiche non ci crede tanto, però sa benissimo che due partite di seguito nella stessa settimana in casa non si vincono facilmente, è raro che si vincano tutte e due partite, e lei ne ha vinte tre, e dico qua non ci siamo proprio, dico 82 anni fa il Lecce giocò 3 partite di fila, vabbè, fu un campionato scarognato, brutto, il Lecce una la pareggiò e due le perse. Vabbè, siamo con 3 vittorie. Vabbè, prendo atto di questa cosa qua. Quindi è successo qualcosa di incredibile, non fare 3 partite in 10 giorni e vincere tutte e 3 e segnare 12 gol, più di un gol al giorno abbiamo segnato in questi 10 giorni, più di un gol al giorno. Quindi Mario, oggi quei tifosi, ma forse anche noi qualche volta l'abbiamo fatto. Ti ripeto, la giusta cautela ci ha imposto. Ma continua a imporci. Quei tifosi, Mario, che cercano il pelo nell'uovo, qualche volta l'abbiamo fatto pure noi, nel dire l'allenatore ha sbagliato la formazione, il portiere ha parlato male. Noi valutiamo il fatto. Non lo possiamo, oggi non lo possiamo dire. Lo possiamo comunque dire, nel senso, così come valutiamo un'azione, se tu devi valutare dal punto di vista tecnico il gol subito ieri dal Cosenza, tu dici sì, quello ha fatto un bellissimo taglio, però sta palla è passata in mezzo a 3 difensori prima che la pigliasse quella e la mettesse in porta. Una delle tante ingenuità che facciamo. Dai. Detto questo, si può passare non toglie che durante l'arco dei 90 e passa minuti il Lecce poi abbia giocato da un certo momento in poi, diciamo, soprattutto cose... quando è entrato Panagiotis. Cerchiamo di essere precisi. Sì. Il Lecce ieri non ha fatto una partita. Primo tempo, Mauro, non ha fatto. Lecce ha subito la presenza continua, assillante dei giocatori del Cosenza per almeno 60 minuti. Perché il Lecce è entrato in campo questa volta non con quello spirito guerriero che sempre entra, ma con una certa supponenza. Quella supponenza che poi ci ha portato a subire un gol dopo 30 secondi come se noi fossimo rimasti negli spogliatoi. In parole povere, un gol in quel modo non si deve subire mai, bisogna essere attenti quando si entra in campo. Nel corso della partita poi siamo stati abbastanza fortunati perché nell'episodio del pareggio, per un bel tiro, discreto tiro, ci si è messo anche, diciamo, la complicità del portiere del Cosenza, perché quel tiro va parato, ragazzi. Detto questo, però, abbiamo ritrovato quasi immediatamente il pareggio e da questo punto qui siamo stati più attenti, sempre senza gambe, sia chiaro, ieri non era il Lecce che, diciamo, con qualità resistive tremende come ha sempre stato negli ultimi 2 o 3 mesi, era un Lecce che era a regime, a basso regime, io l'ho definito, diciamo in tono dimesso.
questo non basterà a Cremona, ecco perché lo dico. Io vorrei dire... Allora che stai facendo entrare nella discussione la cautela, anche perché detto da te sono parole autorevoli in quanto tu sei però stato il discorso di Mauro, calciatore, quindi il discorso di conosci Mauro, bene la pressione che ci può essere, indubbiamente. Sì. No, ma Mauro, Mario, il discorso di Mauro io lo accetto in pieno, al 100% per quanto riguarda i primi 45 minuti. Sì. Per il secondo tempo la musica è cambiata, è cambiata. Non è cambiata subito. Il Lecce ha giocato non bene. Non subito, è cambiata da quando è entrato Zaksidis. Diciamo le cose come stanno. Se no, ragazzi, si corre il rischio di assecondare certi esercizi che non vanno fatti. Questa è una squadra che ha una sua fisionomia. Che l'allenatore abbia tenuto in panchina Zaksidis, evidentemente per motivi precauzionali, questo va tutto bene. Però al momento che è rientrato, e mi sembra sia stato al 13°, 14° del secondo tempo, da quel momento si è visto un'altra squadra. E si è visto un'altra squadra perché i due giocatori che fino a quel momento avevano deluso di più, cioè Falco e cioè Mancosu, che sono poi l'asse portante del nostro gioco, e insieme anche la Mantia, che ieri è stato straordinario, perché ieri ha avuto tre occasioni, una bella parata del portiere e due gol. Ragazzi, è un periodo Mauro, meraviglioso. Guarda, il primo tempo è, diciamo, un po' in ombra del Lecce. Cosa è stato dovuto? Lo stesso Braglia ieri sera in sala stampa alla supponenza con cui è entrato in campo. Ma vabbè, un po' questo, un po' perché il Cosenza è venuto qui a Lecce per cercare il pareggio a tutti i costi e il risultato positivo e ha fatto una buona partita, un buon primo tempo. Io sono rimasto contento del primo tempo. Poi nel secondo tempo il Lecce ha dilagato, ha giocato molto meglio di noi e quindi è giusta la vittoria del Lecce, ha detto Braglia, ha riconosciuto. Sì, poi ci sono due motivi tecnici. L'assenza di Zaksidis è stata sentita nel primo tempo, però chi l'ha sostituito non era un fesso qualsiasi, no. Era un certo Arrigoni che l'anno scorso è stato uno dei principali artefici della promozione, non quello che giocava benissimo. Oh, però Mauro, c'è una cosa, Arrigoni quest'anno non ha giocato quasi mai in quel ruolo. Ma non sto a discutere Arrigoni. Ecco, non è stato molto bravo. Ma non sto anzi, io Arrigoni era uno che avevo pronosticato come cambio proprio naturale per Scavone. Al momento dell'infortunio di Scavone, il sostituto naturale di Scavone, proprio perché ha esperienza, ha gambe, perché è un giocatore generoso, era proprio Arrigoni. Però il mister ha scelto Tabanelli, Mauro, perché Tabanelli in questo momento sta facendo un ottimo. C'è una piccola differenza. Tabanelli è un giocatore che la prima mezz'ora incide sul Lecce, perché in fase offensiva Tabanelli è un ragazzo che scherzando ha fatto 6 o 7 gol, ora non mi ricordo. Cioè è un giocatore che conosce la porta avversaria. Quello che secondo me rimprovero a Tabanelli è anche un consiglio che gli voglio dare. Il campionato scorso era una specie di oggetto misterioso, no? Ma lui l'ha detto. Ma io non voglio dire a Tabanelli che lui sa preparare meglio, perché non è giusto verso se stesso che lui dopo 20-25 minuti cammina in campo. Non va bene così. Tabanelli, tu sei un ragazzo serio, giochi bene a pallone, devi arrivare ad avere almeno 60 minuti, perché con 60 minuti li puoi giostrare. Ma così anche il secondo tempo non andava tolto Arrigoni, andava tolto Tabanelli. Ma vogliamo scherzare davvero? No, Mauro, no. Ma via, no, ragazzi, io stavolta però, non posso dire che l'allenatore ha sbagliato la sostituzione. Ecco, l'altra volta l'abbiamo criticato, è vero, Mauro? Più di una volta l'abbiamo criticato. Io non lo critico, soltanto che Tabanelli deve essere lui a mettersi in grado che l'allenatore non lo debba togliere. Io dico solo una cosa, rivolgendomi all'allenatore, faccio una precisazione. Vorrei che il mister Liberani comprendesse che l'eventuale critica che viene da questo salotto, punto, da questo salotto, non è nei riguardi delle sue capacità o meno, è, per carità, lo vede, per carità. Nota e esprime un suo parere che può essere discordante solo in questo, mentre gli si riconosce, perché i numeri comunque poi sono numeri, che è quello che tra i 19 allenatori di questa Serie B è quello che ha il maggior rendimento, perché sommando i famosi punti fatti con la Ternana in Serie B, con Lecce in Serie C, con Lecce adesso, lui tiene addirittura una media punti di 1,96, cioè una cosa veramente notevole.
E questo gli va dato atto. A proposito dell'allenatore, Mario, siccome hai fatto uscire questo argomento, il giorno prima della partita, nella solita conferenza stampa, gli ho detto: mister, siamo alla volata finale, ma dopo la partita di domani mancano 6 partite. Dice: 6 partite sono 18 punti. No, 18 punti, 6 partite sono pochissime, sono per me. Per lui le considera molte, le considera i 18 punti, eccetera, eccetera. Io una cosa che vorrei fare dall'allenatore, che lui scegliesse 14-15 giocatori e andasse avanti fino all'11 maggio con 14-15. Agli altri gli dice: guarda, per quest'anno, poi l'anno 21 diventerà titolari, eccetera. Io credo eccetera. Che lui già li abbia scelti, perché è da parecchio, diciamo 4-5 partite consecutive, e quest'uomo gioca quasi sempre con la stessa squadra. Ci sono state una o due partite in cui ha fatto soltanto un cambio nei 95 minuti. Quando fai i cambi 2-3 ha risultato ormai ultra acquisito, e allora si può consentire di tutto. Quindi lui, famosi 14, li ha scelti. Sì, sono convinto. Ormai sappiamo. E deve andare avanti fino all'11 maggio. E credo che lui gli altri devono fare questo sacrificio di allenarsi in caso di necessità, però di non pretendere il posto in prima squadra, perché la squadra sta girando a meraviglia, sta andando benissimo, sta esprimendo il gioco più bello del Brescia e del Palermo, Mario. Sì, non ci sono dubbi. Io ti ho detto un'altra cosa, che i due che in questo momento sono i big in Serie B, cioè Brescia e Lecce, sono due new entry, possiamo dire, perché all'inizio di campionato, se andiamo a settembre dell'anno scorso, i favoriti erano Palermo, Verona e forse Benevento. O Crotone pure. Va bene. Dato per scontato che insomma Palermo e Verona ancora ci stanno per via dei playoff, qualche cosa così, anche il Benevento, però nessuno pronosticava in pieno Brescia e Lecce. Nel modo più assoluto. Il Brescia addirittura ha avuto la crisi tecnica all'inizio di campionato, dopo 4-5 partite. Però una squadra, Mario, da Serie B ha dovuto cacciare. Tutta la sua vita l'ha fatta in Serie B, 50 campionati, quindi, nessuno come lui. È allenata a quel tipo di categoria, però è venuta una crisi tecnica, dopodiché è esplosa e attualmente allora il Brescia addirittura si è ritrovato quel giocatore che ha davanti, che è pericolosissimo. Il Brescia ha fatto qualche gol più di noi, pochi, non me ne deve pensare, perché mi sembra che 58 con 56 57 52, primo attacco e secondo attacco, perciò voglio dire, non è però noi nell'ultimo periodo del campionato abbiamo una difesa, no? Se noi escludiamo quei tanti gol che abbiamo preso nelle prime 10 partite, dalle prime 10 partite ad adesso, noi siamo una difesa che è veramente, da quando è arrivato Lucioni, tanto per dirci le cose, noi siamo una difesa. Siamo la difesa più forte di quello il rammarico che dico, mai sia. Ieri il Cosenza era la squadra meno battuta prima di noi. Il Cosenza aveva subito 25 gol, mi sembra. Io dico che in effetti non vorrei, ecco perché dico, ormai giù la maschera, come si dice, si esca allo scoperto, perché è inutile discutere allo scoperto. E non vorrei, perché questo non lo vorrei proprio, che rimanesse il rammarico di qualche punto perso in maniera banale e precisa. L'abbiamo perso. Un rammarico tengo, Mario, un rammarico. Le due partite col Palermo, che meritavamo, non dico di vincere una, quella di Palermo, ma di pareggiare le tutte e due. No, ma io se ti dico, per esempio, io il rammarico, vero, ce, l'ho, due, abbiamo io perso il rammarico ce l'ho con la prima partita di campionato. Tre gol rimontati dal Benevento. Ma non era la squadra di quelli, adesso. Dobbiamo prendere quelli con la Salernitana, col Cittadella. No, ma voglio dire, quelli sono due punti. Siccome io sono convinto che le due squadre che andranno in linea direttamente probabilmente potrebbero essere Brescia e Lecce, nel caso ce la facciano, ce la faranno per un punto o due sulla terza. Cioè proprio, e allora sarai costretto a rimpiangere il famoso punto. Ecco, speriamo che non siamo noi a dover rimpiangere. Ma chi ti ha detto, Mario, che il Palermo recupera 3 o 4 punti con noi? Io non lo so, ieri sera stava vincendo e poi ha perso la partita. Io ho visto il secondo tempo. Lo so. Adesso vi sottopongo questo calendario. Lo so. Per sapere da voi. No, il calendario. No, siccome i pronostici si sbagliano, sono stati i pronostici si fanno per essere sbagliati, e quando vengono azzeccati è che ci siano le vincite colossali, quindi per quello si fanno i pronostici. La prossima partita sarà il prossimo turno,
vede Brescia-Venezia, col Brescia in casa, Palermo-Verona, che è un bello scopo, e Cremonese-Lecce. Il calendario chi Mario è che ne uscirebbe da pronostico favorito? Sulla carta, io dico il in questo momento il Brescia, sì, in questo... esatto, sulla carta il calendario favorisce loro due, sulla carta, no, sulla, diciamo, sul campo il discorso sarà no, diverso. No, 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 perché io dico il Brescia, avendo il turno casalingo col Venezia, forse si potrebbe accreditare dei tre punti. Turno successivo, Livorno-Brescia, Benevento-Palermo, Lecce-Carpi. Il Lecce col Carpi dovrebbe, però noi sappiamo che ogni tanto c'è dell'ultimo. Mario, non le facciamo queste revisioni. No, no, per dire qual è il calendario, insomma. Il calendario sulla carta, ti sto dicendo, è poco poco favorevole a loro. Sì. Un noi poco abbiamo, per gli avversari e un poco per quella giornata maledetta quella, di riposo. Ah, ecco, quella stramaledetta, quello stramaledetto handicap del riposo. Ecco perché dico al limite, se ce la fai, cioè il Lecce deve arrivare al turno di riposo. Come stiamo oggi? Noi dobbiamo ottenere gli stessi risultati del Palermo ed esseriamo. Ed essere, esatto, arrivare. Alla fare la sosta con 4 punti alla penultima giornata. Allora, io consiglierei sempre, nella misura che è giusta, un'umiltà assoluta. Però mo ci parli noi dobbiamo andare a Cremona, e rispettare la Cremonese, è un campo perché... che io conosco bene perché ci ho giocato, e vi posso assicurare che ha una bella tifoseria, però una tifoseria elastica, una tifoseria che ama il gioco, che bello. Non può segnare però non può segnare a Lecce la tifoseria. Non lo so, no. Io so soltanto una cosa, che noi questa partita secondo me sarà proprio lo spartiacque tra noi e la Serie A. Può apparire banale, dice, ma si può perdere andare in Serie A lo stesso. Vincere a Cremona. Se noi se vince a Cremona, io sono convinto che non ci porta via la Serie A nessuno. E ecco perché io dico, ragazzi, ieri sera ci siamo presentati, ripeto, secondo me con una certa supponenza, con una stanchezza e fisica mentale, e mentale, mentale, fisica, perché si è corso meno di quell'altro, esatto, via, sì, vabbè, diciamo le cose come stanno. Poi abbiamo avuto una concretezza superiore, abbiamo avuto 3 o 4 giocatori che hanno fatto cose bellissime, questo lo sappiamo tutti. Noi bisogna andare a Cremona, che è una signora squadra, non lo dimentichiamo. È una bella squadra, si è ripresa, ha combattuto armi pari col Brescia. Allora ragazzi, bisogna andare, scusami, finisco, bisogna andare a Cremona con l'umiltà dei forti, la grande umiltà dei forti. Però, rispettarli e Mauro, poi, e poi Mauro, porta via 3 punti. La Cremonese domenica avrà di fronte la capolista del campionato. So. È chiaro che tenterà tutti i modi di vincere la partita. Oh, però vabbè, vedremo quello che succederà. Allora, la Cremonese, il Lecce ritorna allo stadio Giovanni Zini di Cremona dopo 7 anni. Giocavamo nel 2012, l'ultima volta. È la 17ª volta che giochiamo a Cremona. Abbiamo giocato quindi 16 partite, di queste 16 partite ne abbiamo vinte 3, ne abbiamo pareggiate 5, e quindi 5, 3, 8, 8 risultati positivi. Ne abbiamo perse 8, quindi il 50% risultati positivi, 50% sconfitti. Abbiamo segnato pochi gol, 12 gol e loro 20. Quindi statisticamente è un bel campo e che non c'entra niente con la partita di domenica. Sono numeri del passato e quindi noi pensiamo... I numeri del presente possiamo cominciare a fare così? Sì, per forza. Ormai possiamo cominciare a fare così? Facciamo ancora bassi. Siamo sotto il profilo basso. Un pochino più basso. Siamo sotto il profilo basso. Ma detto Mario, usciamo allo scoperto. Non voglio uscire allo scoperto. Forza Lecce. Forza Lecce.